Uomini e donne, ero stremato, Giorgio parla della Galgani. Giorgio Manetti di Uomini e Donne ha parlato di Gemma Galgani al settimanale Che. In particolar modo, il Cavaliere del Trono Over si è soffermato sul rapporto che c'era tra loro due in un momento preciso della sua vita. Piano piano, dunque, i pezzi del puzzle della loro relazione si vanno ad unire, creando un quadro sempre più chiaro che permette di capire qual è stato il vero motivo della rottura. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, eterna love story di Uomini e Donne. Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono stati protagonisti di una delle love story più appassionanti per i telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne. La dama torinese, dopo molti anni di permanenza all'interno della trasmissione di Maria De Filippi, sembrava fosse riuscita a trovare finalmente qualcuno che la facesse stare bene. Tra i due però, le cose sono andate ben presto peggiorando, fino a giungere alla rottura definitiva. In realtà, i continui battibecchi tra Giorgio e Gemma hanno sempre lasciato acceso un barlume di speranza, poiché sembrava palese che entrambi fossero rimasti male per la triste conclusione della loro storia. Sip Uomini e Donne, Giorgio accusa Gemma Galgani. Terminata la relazione, entrambi hanno cominciato a prendere strade diverse. Giorgio sta continuando a conoscere le nuove dame che puntualmente si presentano per lui in trasmissione, mentre Gemma Galgani è sempre più decisa nel voler conquistare Marco Firpo. Il cavaliere toscano del Trono Over di Uomini e Donne, di recente ha rilasciato un'intervista alla rivista Chi, per chiarire ulteriormente la sua posizione. Il gabbiano fiorentino ha parlato della sua storia con Gemma e dei sentimenti che provava per lei. Di quella donna mi piaceva tutto, fino a settembre dello scorso anno ha dichiarato, facendo riferimento al momento in cui la dama ha deciso di lasciarlo dinanzi alle telecamere. Inoltre, parlando della sua ex fiamma, ha aggiunto che, avendo lavorato per 20 anni in teatro, ha sceneggiato anche il loro amore. Il cavaliere di Uomini e Donne svela un particolare su Gemma. Durante la sua intervista a Chi, Giorgio Manetti ha fornito un altro elemento che potrebbe fare ulteriore chiarezza sui motivi che hanno portato alla fine della relazione. Secondo quanto affermato dal cavaliere di Uomini e Donne, la presenza di Gemma Galgani è cambiata col tempo, ma è diventata problematica nel momento in cui la madre di lui si è ammalata. A quanto pare, la dama torinese chiedeva delle attenzioni che il fiorentino non poteva darle, vista la situazione in cui si trovava. Io, che da sempre mi definisco un caso disperato, che penso che innamorarsi sia un terno al lotto, ero stremato, ha rivelato.